a questo nuovo appuntamento con 10 minuti di ambiente e dintorni. Quest'oggi ci troviamo a parlare con Daniele Ialacqua, che è il presidente di Legambiente Messina. Buonasera, Buonasera. Naturalmente insieme a noi ci sarà anche l'ingegnere Franco Cancellieri, che è il presidente del CEA Messina. Buonasera Franco. buonasera. Buonasera a voi. Allora, Daniele, cominciamo con lei. Con lei o con tu? Con te. Andiamoci del tuo Ci meglio, diamo sì. del tu, naturalmente ci diamo del tu. Allora, Legambiente qui a Messina, qual è il ruolo fondamentale che ha in questa città, nel nostro territorio? Sì, quando è nata, in effetti, Legambiente, l'associazionismo ambientalista a Messina, insomma, non era così sviluppato come in realtà oggi è. Vi sono vari gruppi, insomma, che sono impegnati su questi temi. E Legambiente nasceva proprio con un taglio ben preciso, che era quello di fare non soltanto proposte, ma anche di praticare le proposte che avanzava e quindi di attuare delle iniziative di volontariato attivo, come le abbiamo chiamate a livello nazionale, cioè iniziative dirette ad esempio appunto alla pulizia della spiaggia, alla pulizia di aree diciamo abbandonate, di spazi verdi, eccetera, eccetera. E questa cosa devo dire ha preso subito piede, anche perché appunto c'era sempre voglia dei cittadini di intervenire, visto che le amministrazioni purtroppo negli anni, di qualsiasi colore purtroppo siano state, non hanno certo brillato insomma, per interventi a tutela dell'ambiente. Per cui lo spazio ci siamo ritagliati come associazionismo, come associazione di Legambiente, è stato proprio quello di essere in prima linea non soltanto nell'iniziativa volontariato attivo, ma anche poi nelle proposte che abbiamo avanzato, che erano collegate a quelle nazionali e soprattutto sempre supportate da quello che è la caratteristica di Legambiente, che è quello di fare dell'ambientalismo scientifico, cioè avanzare proposte documentate, basate appunto su studi, su verifiche e poi ovviamente soprattutto sulla praticabilità ovviamente delle proposte da fare. Qual è una di queste, per esempio, una che avete avanzato, una che portate Sì, avanti, il vostro cavallo di per battaglia? esempio noi al momento abbiamo fatto dei dossier, il dossier che ha avuto la maggiore partecipazione dei cittadini, soprattutto anche di ragazzi e studenti, è stato il rapporto sulle aree verdi e gli spazi giochi. Ne abbiamo fatti tre, uno addirittura diciamo, abbastanza dettagliato perché abbiamo intervistato centinaia di ragazzi per capire loro le esigenze di gioco, in quale aree di gioco andavano, che cosa chiedevano, eccetera. Quello è stato un modo per proprio far vedere qual è il modo di agire di Legambiente, quindi rapportarsi col territorio, vedere qual è la situazione, parlare con i cittadini, vedere quali sono le loro proposte, le loro esigenze e poi avanzare delle proposte per realizzare o cercare di realizzare quanto è riuscito da questa indagine. Allora, ricordo, abbiamo fatto rimuovere tanti giochi che erano fuori di legge completamente. E purtroppo in passato sono successi anche dei gravi incidenti che hanno visto insomma, anche feriti insomma, dei Sì. ragazzi che giocavano in questi spazi. E abbiamo presentato un rapporto sulle aree verdi che è stato, scusate, è un rapporto sulle aree verdi che è stato curato Ah, da non avevo sentito. Legambiente era collegato il regolamento sulle aree verdi che è diventato poi una proposta comunale e poi è stata inserita insomma, successivamente insomma, nei procedimenti, insomma, nei provvedimenti Quindi del questo comunale. impegno di Legambiente. Hai già accennato alla presenza di tante associazioni, quindi l'idea che bisogna stare assieme, soprattutto nei momenti di difficoltà come questo, creare gruppo, io dico sempre che quando c'è freddo bisogna stare vicini, quindi colgo da queste parole anche come dire, la volontà di mettersi insieme anche con le altre associazioni, ad esempio con una consulta, quella comunale non è partita, non è decollata, ma c'è sempre la possibilità di poterlo fare. Sì, certo. Tra l'altro questa è una delle proposte storiche anche di Legambiente perché l'insediamento di una consulta per l'ambiente è prevista tra l'altro pure dallo statuto comunale che prevede l'istituzione di consulte di settore per coinvolgere i cittadini nella gestione della cosa pubblica. Questa consulta non abbiamo fatto la proposta, abbiamo pure preso un regolamento, abbiamo sottoposto all'amministrazione comunale di allora, non parlo di quale sia, insomma, in ogni Vabbè, caso non è di caso cambia molto purtroppo perché specificare. da allora a oggi nessuna amministrazione ha ritenuto opportuno poi approvare questa consulta che era molto facile, bastava farla passare in giunta comunale e poi al consiglio comunale. Non l'hanno fatta così come non Per hanno quali attuato, motivazioni? esatto, questa come tanti altri strumenti di partecipazione attiva alla cosa pubblica, perché credo che ci sia il timore di essere, di qualcuno, insomma, di essere scavalcati, no, nell'attività, nell'azione amministrativa. Ho Le capito. consulte prevedono la partecipazione dei cittadini in maniera di integrare l'azione dell'amministrazione, non di scavalcare, di affiancare ad esempio i consiglieri Certo. comunali, l'amministratore, non di, appunto di scavalcarli essendo loro stessi Ma eletti. ci sono Quindi. le normative europee che su queste cose ci danno, diciamo, delle indicazioni precise. La Araus anche con i decreti legislativi, il 195 del 2005, il nuovissimo che è entrato in vigore il 20 aprile del 2013, il numero 30 del decreto legislativo,
oltre alla trasparenza e alle valutazioni sulla legalità, l'articolo ad esempio 40 impone la creazione nei siti comunali di un'apposita sezione per l'informazione ambientale ed è una norma ben stringente perché poi la partecipazione dei cittadini è fondamentale, soprattutto adesso che con le valutazioni ambientali, parliamo soprattutto della valutazione ambientale strategica, diciamo l'aspetto con interessenza, quindi la partecipazione degli stakeholder, gli stakeholder sono i portatori di interesse, cioè coloro i quali poi da questa decisione verranno interessati. Quindi questo aspetto è fondamentale. Mi fa piacere che diciamo, Legambiente su queste cose sia sempre stata in prima linea e promotrice di queste iniziative. Sì, tra l'altro c'è un altro anche strumento interessante che è previsto nello statuto che non viene mai attuato, che è quello della petizione popolare. Ci sono tante petizioni che i cittadini attuano, no, nel loro quartiere, in città, eccetera. Certo. Purtroppo però non ha mai uno sbocco istituzionale, nel senso che attualmente la petizione è diretta per esempio al sindaco, il sindaco può tenerne conto o meno a seconda della sua, insomma, suo A rispetto, suo diciamo, buon nel suo cuore. buon cuore, esatto. Invece per regolamento, se ci fosse stato questo regolamento, la petizione popolare viene posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e quindi a quel punto bisogna dare una risposta chiara, precisa ai cittadini che chiedono. Questo è uno strumento importante, anzi proprio lo strumento della partecipazione dovrebbe essere il pilastro fondante non soltanto per una nuova politica ambientale in città, ma poi per una nuova gestione della cosa pubblica in città. Bisogna finirla col fatto di calare, insomma, le decisioni dall'alto, di far subire ai cittadini scelte fatte altrove per altri interessi o insomma, con altre velleità che poi non mai, spesso, anzi non incontrano gli interessi, insomma, i bisogni, non risolvono i bisogni dei cittadini. Cosa dovrebbe fare la nuova amministrazione, il nuovo sindaco che ci sarà a Messina ormai a breve, insomma ormai manca poco davvero per le elezioni comunali. Avete delle proposte già state lavorando su delle proposte, su qualcosa? Sì, noi ogni volta che ci sono state le elezioni, spesso sono frequenti, comunque abbiamo presentato un appello ai nuovi amministratori e ai sindaci, abbiamo fatto pure sottoscrivere, ricordo in passato, abbiamo fatto sottoscrivere 20 impegni che il candidato sindaco doveva insomma, attuare nel caso in cui fosse stato eletto sindaco, poi insomma purtroppo chi è stato eletto poi non ha rispettato tutti gli impegni presi, perché riteneva appunto in questa logica no, di far partecipare i cittadini al di là del colore di chi sarà eletto, insomma, far partecipare i cittadini alla cosa pubblica. E nelle nuove proposte insomma, che abbiamo avanzato, cito soltanto un aspetto di carattere generale e uno pratico. L'aspetto di carattere generale, secondo noi per una nuova politica ambientale bisogna basarsi su due pilastri fondamentali, che è quello della partecipazione e quello della programmazione. La partecipazione dei cittadini, abbiamo detto, la programmazione. A Messina siamo abituati a vedere spesso insomma, Vero. interventi sporadici, occasionali, Vero, soltanto pressati dall'emergenza si interviene. Se non c'è l'emergenza, meno male, così non vero. Vero, si siamo interviene. carenti in Esatto. programmazione, È necessario fare una vero. programmazione in cui si definiscono i tempi, i modi, insomma anche i fondi necessari per raggiungere determinati obiettivi a breve, medio e lungo termine. Dico, non è che sembra una proposta scontata, purtroppo a Messina diventa E nel rivoluzionaria. settore dei rifiuti? Ecco, il settore rifiuti, anche lì, la programmazione, ma soprattutto, ed ecco l'altro aspetto pratico, mi piacerebbe che a Messina osservasse la legge, diciamo, si rispettassero le normative. Ora, sulla questione dei rifiuti, ci sono normative ormai, insomma, datate 15-20 anni, in cui semplicemente si chiede agli enti locali di attuare quello che era il famoso slogan poi degli ambientalisti, spesso presi in giro, che è quello delle 4 R. Le 4 R significa ridurre i rifiuti, riusare, recuperare e raccolta differenziata. Esatto, 4. fanno Siamo 4. arrivati a 4. Poi c'è chi ne aggiunge altre 7, 8, 9 a Ah, seconda, ok. diciamo, ma non ci basterebbero queste Queste 4. 4. Ridurre i rifiuti, non c'è una politica di riduzione dei rifiuti in città, è inutile affrontare le questioni a valle, cioè dopo una volta è stato prodotto il rifiuto, è necessario intervenire prima a monte, cioè la riduzione dei rifiuti. E questo si fa riducendo ad esempio i famosi usi e getta, proponendo come è stata fatta altrove l'acqua del sindaco, cioè promuovendo la qualità dell'acqua cittadina per ridurre l'utilizzo ad esempio delle bottiglie di plastica. In Italia si calcola che ogni anno Quindi vengono anche consumate 6 miliardi un nuovo di bottiglie. modello di come si può condurre un'esistenza un po' più felice. Qualcuno direbbe decrescita felice, ma noi non vogliamo abusare di questi termini, anzi speriamo di avere anche con noi, quando sarà qua in Sicilia, Maurizio Pallante, che, per poterlo intervistare specificatamente su questa famosa idea di decrescita felice. Sì. Benissimo.
Benissimo, noi ringraziamo naturalmente Daniele Jalacqua per essere stato qui con noi, per Grazie a averci voi. parlato delle iniziative, ovviamente di tutto quello che è la programmazione, che in effetti è proprio l'elemento fondamentale in qualsiasi cosa. E ci auguriamo davvero che possiate fare ancora tanto per la nostra città. Grazie ancora. Grazie a Buonasera. voi. Buonasera. Salve.